Buonasera a tutti, sono Paola Bergamin, vi ringrazio innanzitutto di esservi collegati così numerosi a questo webinar che con i colleghi abbiamo deciso di organizzare relativamente ad un tema assolutamente attuale e caldo, quale quello della pianificazione successoria. Insieme al contributo dei colleghi, che vado qui a citare in ordine, l'avvocato Cristina Biglia, dottor Luigi Belluzzo, l'avvocato Andrea Moia e il dottor Giovanni Mercanti, nonché la sottoscritta, cercheremo di dedicare quest'ora e mezza di tempo a parlarvi di alcuni degli strumenti di pianificazione patrimoniale utilizzati ai fini successori. E in particolar modo cercheremo di focalizzarci su quelle che sono le novità inerenti a questi strumenti, in considerazione delle posizioni, delle recenti posizioni dell'Agenzia delle Entrate, nonché della giurisprudenza di merito. Comincio io col parlarvi di uno strumento che a mio modesto avviso è assolutamente molto importante, uno strumento che nasce dagli Stati Uniti, che è stato concepito negli Stati Uniti, poi è stato diciamo importato in Europa e adattato alla nostra cultura, che sono le Family Constitution, in italiano gli accordi di famiglia. Cercheremo insieme di capire le motivazioni per cui questo strumento di pianificazione patrimoniale sia assolutamente molto importante. Cercheremo di capire insieme quando questo strumento diventa importante in considerazione del contesto in cui noi andiamo ad operare e cercheremo soprattutto di capire qual è il rapporto tra l'accordo di famiglia e la family company. L'esperienza e la letteratura internazionale ci dicono che noi possiamo fare delle ottime strategie di asset allocation e anche delle pianificazioni patrimoniali particolarmente sofisticate, ma se non eliminiamo il rischio della discontinuità tra le generazioni, tutto questo sforzo potrebbe rivelarsi inutile. Noi conosciamo degli strumenti di pianificazione patrimoniale utilizzati anche ai fini successori, che però tipicamente hanno a che fare con i beni tangibili, quindi con i capitali, con gli asset, con le imprese. Però il rischio concreto è che nel fare questa analisi incentrata sul patrimonio della famiglia ci dimentichiamo di un elemento fondamentale che è il capitale umano, che poi è quel collante che può garantire l'integrità patrimoniale e il suo sviluppo. Ecco quindi che l'accordo di famiglia è quello strumento che si focalizza sulla famiglia stessa, si focalizza sui bisogni della famiglia e attraverso un accordo scritto si cerca di dare delle regole alla famiglia stessa per evitare eventuali tensioni, eventuali diciamo momenti di disaccordo tra i familiari che inevitabilmente vanno ad impattare sull'integrità del patrimonio e sul suo potenziale sviluppo. Quindi, perché gli accordi di famiglia? Beh, innanzitutto per gestire la complessità familiare, una complessità che va ad aumentare all'aumentare del numero delle generazioni coesistenti. L'accordo di famiglia serve per condividere una visione dei valori della famiglia, per appunto stabilire dei valori sulla cui base andare a scrivere delle regole morali che la famiglia si impegna a rispettare, tutto questo per evitare, come dicevo prima, situazioni di tensione e evitare comportamenti patologici, ad esempio, di sfruttamento dell'impresa di famiglia. Quindi, l'accordo di famiglia diventa uno strumento assolutamente fondamentale e
è diciamo, creare un accordo di famiglia significa intraprendere un processo. Intraprendere un processo che la famiglia non può fare da solo, compiere da solo, ma è un processo che richiede necessariamente l'accompagnamento di un professionista qualificato. È un processo in cui la prima fase vede una fase organizzativa, per cui quello che dobbiamo chiederci è: chi sono i soggetti coinvolti? Non è detto che tutti i componenti della famiglia siano poi dei familiari frammentari. Che ruolo avranno questi soggetti rispetto alla famiglia e al patrimonio di famiglia e come verrà scritto all'interno dell'accordo? Poi, come vengono prese le decisioni? Quali sono le motivazioni sulla cui base vengono prese queste decisioni e quali sono i risultati attesi? Il primo step fondamentale per arrivare a scrivere un accordo di famiglia è la formulazione di una visione di famiglia, cioè attraverso il supporto di un professionista tutta la famiglia viene intervistata, tutti i componenti potranno esprimere il loro concetto di famiglia, potranno esprimere un sentire comune, in modo tale che appunto in questo documento si arrivi a una vera e propria sintesi di quale sia la visione della famiglia, quale sia la missione della famiglia, quali siano i valori condivisi della famiglia stessa, su cui disegnare la governance della famiglia, disegnare la governance dell'impresa e in generale di tutto il patrimonio che è all'interno dell'accordo di famiglia, sulla cui base poi sviluppare i patti di famiglia, poi tutta una serie di altre clausole che riguardano le clausole di fuoriuscita, piuttosto che di eventuali sanzioni per il mancato rispetto delle regole morali che la famiglia si è decisa, che si è data all'interno dell'accordo stesso. Quando è che è importante varare un accordo di famiglia? Beh, non è facile rispondere a questa domanda, però chiaramente ci sono degli elementi che ci possono aiutare a capire quando un accordo diventa necessario. Diventa necessario quando cresce la complessità della famiglia, la complessità del patrimonio, quando i soci della holding cominciano a diventare tanti, quindi il rischio di frammentazione del patrimonio aumenta, quando scoppia un problema inatteso, ad esempio. Quali sono i requisiti utili affinché si arrivi alla formulazione di un accordo e alla sua implementazione? Beh, serve fiducia. Servono delle relazioni positive, serve condivisione e accettazione. E in tutto questo il ruolo del professionista che accompagna la famiglia nella definizione dell'accordo e nella sua implementazione è assolutamente molto importante. Come vedete nella slide, all'interno dell'accordo di famiglia, noi definiamo anche dei veri e propri organi che riguardano la famiglia stessa. Quindi istituita l'assemblea di famiglia, così come il consiglio di famiglia. L'assemblea di famiglia chiaramente riunisce tutti i componenti della famiglia, i familiari firmatari dell'accordo, ed è un momento assolutamente molto importante in cui la famiglia condivide dei valori, va ad applicare quelle che sono le regole stabilite nell'accordo di famiglia e decide insieme come gestire il patrimonio della famiglia stessa, dandosi un momento di riflessione che sia assolutamente separato rispetto alla vita familiare quotidiana. All'interno del consiglio di famiglia, che è l'organo decisionale del nostro accordo, non siedono tutti i familiari firmatari, ma solo alcuni rappresentanti. Ad esempio, un rappresentante per ogni ramo di famiglia. Attenzione, perché il consiglio di famiglia potrebbe essere anche aperto a soggetti esterni. Ecco quindi che
oltre a far partecipare il consiglio di famiglia, alcuni familiari firmatari, anche un professionista, proprio professionista di fiducia della famiglia, potrebbe garantire anche il fatto che le riunioni vengano fatte in un determinato modo e che si segua una certa, diciamo, rigidità nel rispetto di quello che è il contenuto dell'accordo di famiglia. Ma la cosa più importante è: qual è la relazione tra l'accordo di famiglia e la holding di famiglia? È evidente che tutto che ci deve essere necessariamente una correlazione molto stretta, quindi tutto quello che è contenuto nell'accordo, tutte le regole morali che la famiglia si dà, o una parte di queste regole morali, nonché tutte le decisioni che vengono prese insieme al consiglio di famiglia, devono poi essere formalizzate e devono essere recepite nella holding di famiglia attraverso clausole statutarie piuttosto che attraverso dei patti parasociali. Ecco quindi che questa interconnessione fa in modo che questo strumento che aiuta la gestione della famiglia e del patrimonio stesso non rimanga uno strumento a sé completamente slegato dal patrimonio cui fa riferimento. Sul tema delle clausole statutarie passo la parola all'avvocato Cristina Biglia, che per l'appunto vi parlerà della circolazione delle partecipazioni con particolare focus inerente alla pianificazione successiva. Grazie Paola. Come hai correttamente introdotto, il mio tema sarà quello di illustrare le modalità di circolazione delle partecipazioni societarie nell'ambito della pianificazione diretta al passaggio generazionale. È un tema particolarmente interessante in un contesto imprenditoriale come quello italiano, dove è noto che l'incidenza delle realtà produttive a costituzione familiare è tra le più alte in Europa. Quindi la corretta gestione del passaggio generazionale costituisce uno degli aspetti più delicati dell'organizzazione dell'impresa, soprattutto quando l'attività economica assume veste societaria e nella quale saranno chiamati a partecipare i componenti dei diversi nuclei familiari. Ora, l'ingresso delle nuove generazioni implica quindi la necessità di conciliare due diverse esigenze, quella di ripartire la proprietà delle partecipazioni ai discendenti e dall'altra di definire le posizioni gestorie, questo finalizzato ad assicurare continuità e stabilità di governo all'impresa. Se possiamo far partire, Paola, la prima slide, perfetto, che riassume praticamente il perimetro del mio intervento. Di solito, come stavo dicendo, la scelta del discendente designato ad assumere la guida dell'impresa viene lasciata al capofamiglia. Come avviene questa selezione? Questa selezione, la modalità più comune è quella della assegnazione della partecipazione di controllo. Tale scelta però potrebbe non essere condivisa dagli altri eredi, i quali solitamente dopo la morte del capostipite potrebbero sviluppare una litigiosità che di fatto metterebbe in pericolo la stessa sopravvivenza dell'impresa. Di qui l'importanza dell'individuazione quindi di una tecnica più idonea a contemperare quelle due esigenze che ho appena illustrato. Naturalmente nel caso in cui si dovesse aprire un contenzioso, l'aver utilizzato per tempo con l'assistenza di un professionista ad hoc gli strumenti idonei per la pianificazione successoria consente di affrontare, direi, con successo la vertenza. Finalità del mio intervento sarà quella di individuare, partendo dal dato normativo, gli strumenti che i soci superstiti hanno a disposizione per limitare o addirittura escludere l'ingresso degli eredi nelle società. Tali clausole sono presenti in tutti i tipi societari, così nelle società di persone, l'articolo 2284 del Codice Civile prescrive la possibilità di introdurre nell'atto costitutivo o con scritture a latere una disciplina derogatoria rispetto al diritto degli eredi alla liquidazione della partecipazione del socio defunto, inserendo quindi una regolamentazione convenzionale del passaggio delle quote a causa di morte.
Quali sono però i paletti di questa regolamentazione convenzionale? I paletti sono che non si deve violare il principio generale del divieto dei patti successori, il principio del divieto del patto leonino e il principio generale del divieto del patto tontinario, cioè quel patto che comporta una scommessa sulla premorienza di un soggetto al di fuori delle ordinarie forme di assicurazione sulla vita. La norma, come ho appena detto, sancisce l'intrasferibilità mortis causa della partecipazione del socio limitatamente responsabile, perché mentre per il socio limitatamente responsabile dice il principio della libera trasmissibilità a causa di morte. Cosa succede quando avviene la morte di un socio? Si scioglie automaticamente il vincolo societario particolare e contestualmente i suoi eredi acquistano il diritto alla liquidazione della quota secondo i criteri fissati dall'articolo 2289 del Codice Civile. È da segnalare che gli eredi non possono essere ammessi a chiedere la liquidazione della società perché questa è nella facoltà esclusiva del socio superstite, anche nel caso in cui la società sia costituita da soli due soci, cioè si applica il modello legale anche nel caso in cui il socio superstite non ci sia la possibilità della ricostituzione della pluralità dei soci, il quale quindi dovrà anzitutto liquidare la quota agli eredi. Poi, se non si ricostituirà la pluralità dei soci, dovrà sciogliere la società. In alternativa, se vogliamo cambiare la slide, Paola, grazie mille. Perfetto, in alternativa alla liquidazione della quota degli eredi, come vedete, c'è la possibilità, sempre da parte del socio superstite, dello scioglimento della società. E in questo caso gli eredi non avranno più diritto alla liquidazione della quota, ma dovranno attendere il termine del processo di liquidazione. Ancora, la norma dà la possibilità di continuare la società in accordo con gli eredi. In questo caso servirà non solo il consenso dei soci, ma anche il consenso degli eredi. In questo caso la trasmissione della quota non avverrà per trasmissione ereditaria, ma ci sarà un negozio inter vivos che non dovrà avere una particolare forma, a meno che non si tratti di beni immobili. Altra particolarità è che in questo caso l'erede subentra al socio, ma non dovrà eseguire alcun conferimento nella società, perché varrà il conferimento del decuius. Nel caso di continuazione della società si possono presentare diverse problematiche. Io ne ho enucleate due, come vedete sempre nella slide proiettata. Si può avere il caso in cui ci sia un erede troppo giovane che non abbia ancora terminato il suo programma di maturazione. E la pratica ha visto la possibilità di nominare nel periodo intertemporale un manager professionista che sarà in carica sino al momento in cui il successore completerà il suo processo di formazione. Non c'è unanimità in dottrina sulla possibilità che ci possa essere la nomina di un amministratore estraneo alla compagine sociale, anche se la giurisprudenza sembra invece favorevole alla nomina di questo amministratore estraneo. Sempre al fine di favorire un passaggio graduale, può essere utilizzata la partecipazione di società di capitali in società di persone. In particolare ho immaginato la partecipazione di un SRL quale accomandataria di una società in accomandita semplice, cui è devoluta la gestione dell'impresa e dove tutti i discendenti diversi da quello appunto che è destinato ad assumere la gestione della società e che sarà, io ho immaginato, socio paritetico nell'SRL insieme al capostipite. Utilizzando questa formula che è stata resa possibile con l'introduzione di due nuovi articoli del Codice Civile in seguito alla riforma del diritto societario, si ha il pregio di realizzare la differenziazione tra il soggetto designato e gli altri eredi e in più di modularla nel tempo, cioè attribuendo la possibilità all'erede
di, ad esempio, riscattare la quota del capostipite passato un determinato periodo di tempo che sarà programmato secondo la sua maturazione, ad esempio si potrebbe condizionarla al fatto che abbia conseguito una determinata specializzazione, un determinato titolo di studio particolare. Io ritengo che questo meccanismo analizzato, che ho analizzato abbastanza approfonditamente, sia molto adeguato per disinnescare potenziali liti tra gli eredi. Come abbiamo visto, la norma consente che il contratto sociale preveda un regime convenzionale per il caso di morte e la pratica ha individuato due categorie di clausole, che sono le clausole di continuazione e le clausole di consolidazione. Le clausole di consolidazione hanno l'effetto, il medesimo effetto della, che accade nelle società di capitale, dove la regola è quella della trasmissibilità mortis causa delle partecipazioni. È molto utile nel caso in cui, ad esempio, si voglia evitare il repentino depauperamento del patrimonio sociale per effetto della liquidazione della, della quota dovuta agli eredi. Ci sono tre tipologie di clausole continuative, ci sono le clausole di continuazione facoltativa, continuazione obbligatoria e di continuazione automatica. La giurisprudenza le ritiene tutte valide, la dottrina ha forti perplessità perché le ritiene per la massima parte in violazione del diritto dei patti successori. A mio parere, trovando una via di mezzo, si potrebbe inserire negli statuti una clausola che subordina l'operatività di queste clausole al consenso sia dei soci superstiti che degli eredi, in modo che questo tipo di patto non sia inquadrabile nei patti successori, ma diventi in realtà un negozio tra vivi che è modulabile poi secondo i termini e le modalità stabilite nel contratto sociale. Ancora ci sono, abbiamo detto, le clausole di consolidazione che prevedono, al contrario delle clausole di continuazione, il progressivo consolidamento delle quote dei soci deceduti in capo ai soci superstiti. E queste servono proprio per tutelare l'originario nucleo dei soci, evitando l'ingresso di soggetti non graditi. Queste clausole sono state analizzate dalla giurisprudenza, la quale ha ritenuto valide esclusivamente le clausole di consolidazione cosiddette impure rispetto a quelle pure, perché prevedono da una parte che ci sia appunto la consolidazione delle quote in capo ai soci superstiti, ma dall'altra la liquidazione della quota a carico a favore degli eredi e attribuendo a questa quota il valore che avrebbe qualora l'erede avesse esercitato il diritto di recesso. Passando alle società di capitali, l'autonomia statutaria in materia di trasferibilità delle quote di società per azioni, società in comandita per azioni e società a responsabilità limitata è stata notevolmente ampliata dalla riforma del diritto societario. Infatti, in base a tali norme, è ammissibile una clausola dello statuto di SPA o dell'atto costitutivo di un SRL che escluda o limiti il trasferimento a causa di morte delle azioni e delle quote. Ove vi siano queste tipologie di clausole, il legislatore introduce però come correttivo, nell'ambito dell'SPA, la necessaria previsione dell'obbligo di acquisto a carico della società o degli altri soci, oppure il diritto di recesso a favore degli eredi, mentre nell'SRL è previsto solo il diritto di recesso. Quindi, in base a questa, al dettato normativo, si devono ritenere perfettamente legittime sia le clausole che prevedono la liquidazione della quota all'erede in luogo della sua trasmissibilità, sia le clausole che limitano tale trasferibilità, come ad esempio le clausole di gradimento, le clausole di prelazione o le clausole di trasmissibilità a favore di soggetti predeterminati o determinabili. Diverse sono invece le clausole di riscatto, che presuppongono l'intervenuta trasmissione della partecipazione agli eredi e la facoltà di acquisto da parte di tutti o alcuni soci dagli eredi stessi. Con questa tipologia di clausola, sottolineo, l'erede può essere estromesso dalla società anche contro la sua volontà,
a condizione ovviamente che gli sia versato un prezzo almeno pari a quello a cui avrebbe avuto diritto se avesse esercitato il diritto di recesso. Queste clausole sono previste espressamente dal codice civile per le SPA, mentre per le SRL non c'è una norma che le prevede ma neanche le esclude. Quindi la dottrina si è interrogata sull'ammissibilità o meno, sulla legittimità o meno di queste clausole. È intervenuta nel 2016 la massima numero 153 del Consiglio Notarile di Milano, che ne ha affermato la legittimità, sia che siano a favore di tutti i soci, sia che siano a favore soltanto di alcuni soci, purché, e questo è stato chiarito molto in maniera molto pesante, purché il valore della quota del socio in caso di recesso deve avere quantomeno un valore equivalente a quello in cui l'erede, in questo caso, o il legatario, nel caso di disposizione testamentaria a titolo particolare, avrebbe diritto se avesse esercitato il diritto di recesso. Ora, abbiamo un po' abbandonato le slide. Se vuoi andare avanti, perfetto, questo avevo messo un esempio di clausola statutaria di consolidazione cosiddetta impura, perché c'è un importante precedente del Tribunale di Torino che ne ha ammessa la validità, però con questa formulazione che leggete, cioè in caso di morte di uno dei soci, qui si trattava di una società semplice, se costui è limitatamente responsabile la sua quota si trasmette in successione. Se costui invece è limitatamente responsabile, la sua quota non si trasmette in successione, ma si consolida, in questo caso per frazioni proporzionali alle quote di cui sono già titolari, ma si potrebbe inserire una modulazione diversa, nei soci superstiti, i quali pagano agli eredi, nei modi e nei termini di legge, una somma di denaro pari al valore effettivo della stessa come risultante della situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento, che non è altro che la traduzione di quello che prevede l'articolo 2289 del Codice Civile. Se passiamo all'altra slide, qui abbiamo già affrontato il tema, lo stesso con l'ultima slide, dove ho organizzato con delle red flag fondamentalmente che impediscono l'ingresso degli eredi nella società di queste clausole statutarie, quindi a causa di prelazione perché i prelazionari saranno i soggetti preferiti, di gradimento mero perché non ci sarà nessuna condizione o limite per estromettere l'erede, clausole che condizionano l'acquisto al possesso di determinati requisiti soggettivi che invece potrebbero consentire all'erede, ove avesse tali requisiti, di entrare nella società, e poi invece clausole che impongono un divieto assoluto di trasferimento, ne ho visto, non c'è ingresso, le clausole di consolidazione che al pari delle clausole che abbiamo visto di consolidazione nelle società di persone comportano che il socio venga liquidato, e la clausola di riscatto di cui ho parlato prima. Quindi io avrei terminato e a questo punto passo immediatamente il testimone a Luigi, che ci illustrerà la combinazione tra trust e società, quale best practice nella pianificazione successoria. Grazie Cristina. Ho visto che una persona ha alzato la mano, ma so che in amministrazione gli hanno anche risposto. Vedo che non ha dato un riscontro, magari è un errore. Comunque, se ci sono delle domande, potete scriverle nella chat e poi ci siamo lasciati appunto il tempo alla fine. Quindi interessante anche l'intervento dell'avvocato Cristina Biglia, perché appunto la pianificazione societaria e le strutture giuridiche sono particolarmente importanti. La maggioranza dei partecipanti sapeva già di questa operazione Belluzzo Mercanti, però appunto facciamo vedere come uno dei grandi vantaggi dell'integrazione è avere acquisito ancora più competenza legale su alcune tipologie, come il diritto societario, ma non solo. A me sta quello di accompagnare invece il tema sull'utilizzo combinato della struttura di trust e società, e se chi amministra le slide può passare alla prossima,
appunto il tema prevalente che volevo discutere oggi insieme è: esiste una dicotomia, cioè tra l'utilizzo di un trust, che come sapete, non voglio definirlo qui, visto anche i partecipanti, è uno strumento, diciamo, noi la qualifichiamo come la regina nella scacchiera, cioè dove possiamo modulare in modo molto ampio, ed essendo polimorfo, riusciamo a disegnarlo nel contesto necessario rispetto alla società. Ebbene, questa secondo noi è una domanda mal posta, nel senso che, come dimostra la slide successiva, occorre, oramai è anche il 2021, voglio dire, è più di 30 anni che parliamo di trust, capire di cosa stiamo parlando. Quindi, come poi dirà anche il professor Moia, qual è il diritto con cui regoliamo il trust? Chi sono, e aggiungo, dove sono i trustees? Perché, come sapete, noi come stile di studio siamo molto contrari ai trust della signora Maria. Riteniamo che i trustees devono essere, e alcune volte debbano essere, bancari, perché magari dentro ci sono molti soldi, altre volte devono essere professionali, perché serve un po' più di duttilità, e magari non è così interesse del wealth management delle banche avere i trust, perché spesso nei trust ci finiscono anche solo dei diritti, addirittura delle obbligazioni di fare o di non fare. E quindi, in una logica di governance successoria generazionale, assumono particolare significato. Ecco quindi che la scelta della residenza è una scelta, residenza fiscale, è una scelta particolarmente importante in un quadro innanzi ad una famiglia internazionale. Sempre più spesso ci sta capitando di accompagnare soggetti che entrano in Italia con il 24 bis, con il 24 ter, che magari sono settler o sono beneficiari, in un caso specifico addirittura sono uno dei trustee nel consiglio di trustee, nel comitato dei trustees di un trust di famiglia particolarmente importante ed evoluto di una famiglia, diciamo, del nord Europa. Ecco quindi che la logica del doppio binario, che, se non ricordo male, Andrea, abbiamo pubblicamente dichiarato la prima volta, perché l'ho controllato preparando questa relazione, circa 15 anni fa, la logica del doppio binario è che noi siamo profondamente convinti, come penso sia noto, che i trust internazionali sono meglio dei trust interni, perché i trust internazionali hanno una profilazione giuridica e una, diciamo, una certezza del diritto lasciata anche all'interprete molto forte, e anche al giudice molto forte. Però, come i nostri amici dell'Agenzia delle Entrate, qui non ce n'è nessuno iscritto salvo sottomettite spoglie, ma non c'è nessun motivo di non dirlo, però l'Agenzia delle Entrate giustamente si deve trovare una certa preoccupazione. Quindi molto spesso, ormai 15 anni fa l'avevamo anche dichiarato, il lavoro che viene richiesto nel disegno dello strumento è creare uno strumento internazionale a cui allocare ai vari trustee la proprietà dei beni, ma in uno scenario di fiscalità residente. Ecco il doppio binario. E quindi, ad esempio, facendo incontrare i trustee a Milano, si ottiene l'effetto che l'effective place of management, il luogo effettivo di gestione del trust, visto che in Italia il trust, come sapete, è un soggetto passivo, avviene in Italia. E da questo punto si riescono ad ottenere particolari modularità. Ecco quindi che i trust, con la S finale io ci tengo, scelta del diritto, scelta dei trustee, scelta fiscale, e a quel punto scelta delle clausole specifiche, perché è chiaro che un trust fiscalmente residente in Italia non può usare, diciamo, tutta la piattaforma giuridica di design che una struttura di trust internazionale potrebbe usare. Quindi è evidente che di fronte a una famiglia internazionale che sia, ma collocata nella giurisdizione italiana, fiscalmente italiana, non ha senso fare un trust altro che fiscalmente italiano. Ecco quindi che, per esempio, alcune scelte legate a poteri ritenuti o a poteri delegati non sono ben viste dall'amministrazione, e quindi in questo contesto dobbiamo modulare i trust. Pertanto la scelta ancora se il trust è liberale familiare, se il trust è discrezionale. Devo dire che ormai anche il fisco, e soprattutto grazie alla voluntary disclosure che ha consentito di togliere i trust farlocchi dal mercato, sostanzialmente riconosce la capacità e il potere discrezionale dei trustee.
così come il trust irrevocabile, no? Sempre più, come sapete, i trust irrevocabili sono riconosciuti a patto che siano convenzionali secondo la convenzione dell'AIA. Se non volevo fare una lezione su cosa sono i trust, ma stare sulla pianificazione successoria, ma i trust irrevocabili convenzionali per il fisco sono trust, non solo per il fisco, anche per i giudici sono trust. È chiaro che se io faccio un trust revocabile, giuridicamente ho degli effetti, magari molto graditi al settlor o al disponente, ma fiscalmente non sono più innanzi a un trust. Potrebbe addirittura essere una scelta. Ecco quindi che le scelte giuridiche hanno effetti sulla fiscalità ed ecco perché come studio riteniamo che sia molto importante nel nostro Dipartimento Wealth, questo lo facciamo da sempre, siamo stati geneticamente disegnati così, coniugare le scelte di diritto e le scelte tributarie non sono in mano a due esperti separati, ma sono in mano ad un team che lavora a 4, a 8, a 16 mani in modo molto appropriato. Ecco quindi che la logica di scegliere la fiscalità opaca, nel senso reddituralmente opaco dell'articolo 73 del testo unico, piuttosto che trasparente, che come sapete tertium non debitor potrebbe essere un misto, ma la logica è opaco o trasparente, è molto importante sul mondo delle dirette, così come è molto importante l'effetto sulle indirette. Qui vi risparmio ogni valutazione sulla tassazione in entrata o in uscita e stiamo tutti aspettando che le sezioni unite si degnino di dirci qualcosa. Sapete che basta una margherita per fare una primavera nel mondo dei trust, per cui c'è qualcuno che ha letto nella recentissima risoluzione dell'Agenzia delle Entrate una piccola crepa nella costruzione della pratica dell'Agenzia delle Entrate legata alla circolare 48E del 2007 e alla 3/2008, in base alla quale per il fisco le imposte si pagano in entrata 4, 6, 8% secondo le regole del testo unico successioni. Ecco quindi che parlare di trust verso società non è sufficiente, bisogna scendere su che tipo di trust, ma parimenti in pianificazione successoria, come mi ricorda la prossima slide, la stessa cosa, secondo me è saltata una slide, indietro? Vabbè, si vede che il PDF si è mangiato una slide, ma me la ricordo lo stesso. Nel mondo delle società, parimenti, devo decidere che tipo di società fare, quindi se fare una società commerciale, se fare una società non commerciale, se fare una società in Italia, se fare una società in una giurisdizione straniera, evidentemente perché ho degli asset e dei beni in una giurisdizione straniera, quindi se devo detenere un villaggio turistico in Tunisia, posso anche decidere di fare una città tunisina, per fare un esempio romantico, però tecnicamente, che non, nessuno viaggia a Pasqua, così con citazione alla pandemia, però tecnicamente la scelta della società, così come la scelta di trust, mi dispiace perché quella slide era particolarmente elaborata, poi ve la faccio recuperare nelle slide che consegneremo ai partecipanti, però ecco che così come con i trust ho molti elementi da comporre, parimenti nelle società. Prima Cristina mi aiuta a dire la scelta di società commerciale rispetto alla scelta di società non commerciale ha una serie di impatti piuttosto importanti. Ormai, come sapete, è completamente sdoganato l'uso della società semplice come holding pura, piuttosto che l'uso della società di capitali per le clausole, come giustamente ha detto Cristina, di continuazione dei soci, no? Mentre le società di persone hanno una problematica più alta, come ben illustrato da chi ha parlato prima di me. Ecco, spesso ci si dimentica nelle società semplici che c'è un elemento di responsabilità illimitata, che può essere ben modulato ovviamente nella pianificazione statutaria, rispetto a anche un elemento di circolazione mortis causa delle società, perché le società semplici altro non sono che società di persone. Ecco che quindi, modulando l'intera logica di trust e di società in un quadro di piena compliance, occorre ricordarci che siamo in un mondo trasparente, sono sufficienti tre parole, common reporting standard, chiaramente c'è il FATCA per gli americani, altre quattro parole, anti-money laundering, che sono l'acronimo delle procedure contro il riciclaggio e finanziamento del terrorismo, a cui ovviamente siamo tutti ben lieti di aderire, anche se alcune volte preferiremo delle interpretazioni più semplici, visto che il CRS e la AML si parlano molto, però sapete che oggi siamo in una situazione di sesta direttiva in Europa, siamo in una situazione di sesta direttiva nell'attesa
della settima di mandatory disclosure rules a livello OCSE e a livello Europa, dove in Europa abbiamo la direttiva DAC, la DAC 6, che peraltro è stata recentemente oggetto di una circolare di circa 120 pagine, ben brillantemente commentata da Paola, se poi serve qualcuno, abbiamo specialisti anche solo sul tema DAC 6, perché è piuttosto impattante, anche sui trust, anche sulle società e quindi su tutte le logiche di veicoli. Evidente che DAC 6 entra in gioco quando c'ho l'elemento del meccanismo e l'elemento della fiscalità aggressiva. Questo è un tema nel tema, però tornando alla domanda iniziale, ma è meglio un trust, è meglio una società? Noi riteniamo che sia impossibile dare una risposta. È molto importante partire dal problema e conseguentemente andare a verificare il risultato. Ecco perché nella slide successiva dovrebbe esserci un esempio. Ah, eccola qua, vedi? L'hanno incartata, la nostra segretaria, si vede che il lockdown, la zona rossa ogni tanto si coniuga anche con gli aperitivi, quindi l'hanno scartata. Comunque l'ho spiegata, mi sembra di non aver dimenticato niente. Anche qui, ecco, ho dimenticato solo, è evidente che la scelta della società comporta pianificazione statutaria ed è altrettanto vero che la scelta della società comporta elementi fiscali. Quindi non è che il fisco guida il societario, è il societario che ha un effetto fiscale, che noi cerchiamo di rendere ovviamente meno impattante possibile. Sul tema della residenza, anche qui occorre dire che si può avere una società estera fiscalmente residente in Italia. Ci sono dei family office molto nobili e molto noti, che non voglio citare, che come sapete sono incardinati a trust, sono incardinati a società di capitali non residenti in Italia, giuridicamente non italiane, ma fiscalmente residenti in Italia. In questo doppio binario, quindi, è contento il professionista che dà flessibilità e disegna la soluzione su misura quando serve, ed è contento il fisco che non ha nulla da perdere, e parimenti, comunque, siccome le giurisdizioni che tocchiamo sono tutte CRS, avrebbe una massima trasparenza fiscale. Anche qui c'è un effetto sulle indirette che non brucio, ma lancerò la parola poi al socio Giovanni Mercanti, perché chiaramente sulle società e sui trust c'è l'articolo 3,4 ter del TUS, che ha il suo perché, su cui noi come studio abbiamo una posizione sia di dottrina che di professione, ma lascerò ovviamente a Giovanni toccare. Ecco quindi che, se passiamo all'esempio, è un caso non semplice, ma semplificabile per discuterne. Ecco quindi che se io mi trovo innanzi alla signora X, a Mrs., che ci dice: io sono sposata in separazione dei beni, ho due figli dal matrimonio attuale e un figlio prima del matrimonio con un padre di cui non mi fido. Nel caso specifico, questo è un caso reale, la signora aveva anche un tema di salute all'epoca, quindi dice: io vorrei evitare, nei limiti del possibile, che mi succede qualcosa, arriva il padre e diventa tutore del figlio. Ovviamente i figli sono tutti minorenni. Come vedete, il patrimonio è prevalentemente industriale, incardinato a due gruppi separati, perché la signora aveva diversificato i suoi investimenti, il gruppo 1 e il gruppo 2. Se guardiamo, gli obiettivi sono quelli che ho già raccontato, quindi se guardiamo la slide successiva, la domanda vera è: ma che tipo di società faccio? Ma come funziona? Mi raccomandano di fare una holding sotto l'ombrellone o dove parcheggio lo yacht, mi raccontano che funziona la holding, ma come la giustifico a mio marito, perché sembra quasi che la voglio escludere? Quindi vedete che ci sono anche tutti quegli elementi meta fiscali e meta giuridici che Paola Bergamin all'inizio dell'incontro ha giustamente raccontato, in base al quale sostanzialmente dobbiamo per forza prenderne conto. Quindi non è mai solo una soluzione tecnica la pianificazione successoria, ma è molto partecipata con il cliente, con il commercialista del cliente, con la banker del cliente e con la commercialista, l'avvocata, la notaia e il banker, così ho fatto tutti gli elementi, tutti i generi, però tecnicamente è un tema molto importante. Quindi la soluzione che abbiamo impostato è stata quella di, con la slide successiva, di un trust e di una holding, e adesso ne parliamo molto velocemente, ma in modo efficace, perché i minuti ce li abbiamo. Cioè, sostanzialmente la logica è stata:
creiamo delle quote pesanti e delle quote leggere. Queste quote pesanti le distribuiamo 2/3 alla signora e 1/3 a un family trust, il cui unico patrimonio è una quota pesante, okay, 10.000 euro, 100.000 euro, non importa. Questo trust ha un'unica funzione di entrare in gioco se la signora, perché manca o perché non sta bene e non riesce a partecipare alle riunioni, quindi ha una funzione di governance, per cui se c'è la signora governa sempre perché vince sempre, quindi il trustee sostanzialmente neanche partecipano all'assemblea della holding, ma se per caso la signora succedesse qualcosa, qualunque cosa, o decidesse volontariamente di non partecipare, è chiaro che il trustee si renderebbe attivo e avrebbe un ruolo di governance secondo il programma incardinato nel DNA del trust. La domanda qui è: che tipo di società fare? Probabilmente me la posso cavare con il 2448 terzo comma un SRL, però potrei anche fare un ragionamento di fare una società per azioni. Anche qui, come governo il passaggio della circolazione mortis causa delle quote e soprattutto che succede nella tenuta generale. Adesso qui è chiaro che avendo messo 10.000 euro è molto probabile che non ho problemi di legittima, ma in ogni caso noi raccomandiamo sempre di fare anche il testamento, perché è il testamento che è il coperchio della pentola. Quindi in questo modo una holding retta da un organo volitivo, la signora amministratore unico piuttosto che la signora e due persone di fiducia, poi il family trust attraverso i trustee andrà in modo meccanico e assolutamente fiduciario ad interpretare quello che la signora ha dato come diciamo desideri, e come tale può essere portato avanti. E in questo caso questo trust in particolare è totalmente discrezionale, perché capite bene che se non c'è la signora, la fiducia della signora nello strumento è tale per cui è lo strumento a portare fuori dalle secche e a evitare che l'ex marito influenzi troppo il ragazzo adolescente, e quindi A. B. questo family trust potrebbe anche essere il ricettacolo o ricevere il patrimonio mobiliare e o immobiliare della signora, oltre ad eventuali altre quote. Ecco, credo di avere toccato l'argomento che mi è stato affidato, e chiaramente vedo che ci sono un po' di domande e le vediamo un po' tutte alla fine, come ci siamo detti. Io lascerei la parola adesso al professor Andrea Moia, che ringrazio come tutti gli altri di stare nei tempi. Buonasera a tutti. L'oggetto del mio intervento riguarderà la natura del patto di famiglia e in modo particolare una distinzione che è emersa nella recente dottrina tra patti di famiglia verticali e patti di famiglia orizzontali. La definizione del patto di famiglia, possiamo procedere con le slide, è semplicemente quel contratto con cui l'imprenditore trasferisce in tutto o in parte l'azienda e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce in tutto o in parte le proprie quote ad uno o più discendenti. L'articolo 768 bis del Codice Civile ha sostanzialmente modificato fortemente alcuni principi generali presenti nel nostro ordinamento. Infatti costituisce una deroga specifica ad alcuni principi inderogabili, alcune norme inderogabili previste nel nostro ordinamento, come il divieto dei patti successori, di cui all'articolo 458 Codice Civile, che hanno un carattere tra l'altro di ordine pubblico, all'obbligo di calcolare la quota di legittima mediante la somma di derelictum e donatum, l'onere di imputazione ex se, 564 Codice Civile, il divieto di rinunciare alla soglia di riduzione, 557, e l'obbligo di collazione. Cioè, con questo unico, diciamo, negozio si determina il passaggio generazionale dell'impresa oppure delle quote di una società a favore di uno o più assegnatari, e questo passaggio generazionale tendenzialmente è possibile perché il nostro legislatore ha introdotto con l'articolo 768 una deroga molto importante nei confronti del divieto di patti successori e non solo. E quindi solo in quest'ambito, no, noi, secondo la tradizione, l'interpretazione della dottrina tradizionale, come emerge dalla successiva slide, potete spostarvi. Ok,
sarebbe possibile istituire un cosiddetto patto di famiglia dalla struttura orizzontale, ossia quello in cui il legittimario assegnatario è onerato dal compito di liquidare i legittimari non assegnatari. Non sarebbe, secondo la dottrina tradizionale, porre in essere dei patti invece di natura verticale, in base al quale lo stesso disponente provvederà a liquidare i legittimari non assegnatari e attribuendo poi direttamente al legittimario assegnatario la proprietà dell'azienda oppure le quote della società. Recentemente una dottrina ha ritenuto invece possibile sostanzialmente la legittimità del patto di famiglia cosiddetto verticale sulla base di due considerazioni. Una considerazione legata al principio generale del nostro codice civile della cosiddetta autonomia contrattuale, in base al quale l'autonomia contrattuale dovrebbe essere sovrana. E inoltre, altro principio, non esiste un espresso divieto da parte del legislatore che possa porsi in essere un'operazione di questo tipo. Al limite vi sarà sostanzialmente la possibilità di porre in essere un patto di famiglia in cui il disponente sicuramente attribuisce direttamente non solo la quota di controllo dell'azienda o della partecipazione a favore del legittimario assegnatario, ma addirittura dona e liquida tutti gli altri legittimari, però nello stesso tempo questo patto non sarà nullo, ma sarà eventualmente riducibile. Questa impostazione, vediamo la successiva slide, ecco, semplificherebbe fortemente la struttura del patto di famiglia, perché noi, come sappiamo, il patto di famiglia ha avuto un'applicazione abbastanza limitata con riferimento alla pianificazione di strutture industriali o di grandi società, proprio per il fatto che 9 volte su 10 manca la capacità contributiva in capo al legittimario assegnatario di poter liquidare con mezzi propri quelle che sono le posizioni degli altri legittimari non assegnatari. Secondo la visione tradizionale della dottrina e anche devo dire della giurisprudenza, i legittimari assegnatari o hanno la possibilità di liquidare il legittimario assegnatario o ha la capacità contributiva di liquidare i legittimari non assegnatari, oppure il patto di famiglia non è possibile. L'unica soluzione sarebbe quella di adottare operazioni finanziarie molto complesse, come per esempio il management buyout, operazione di family buyout attraverso l'utilizzo della leva finanziaria delle banche. Ma voi capite che per organizzare un patto di famiglia di una media azienda di Pordenone piuttosto che di Varese, comunque della italiana, diciamo, queste operazioni di finanza strutturata tipiche del private equity sono difficilmente leggibili per le nostre aziende, e c'è anche un problema di natura culturale, oltre che un problema di costi. Da qui quindi l'impostazione tradizionale del patto di famiglia di struttura, diciamo, orizzontale ha determinato una forte limitazione all'applicabilità del patto di famiglia per le realtà più importanti. Peraltro, diciamo, possiamo procedere con le prossime slide. Se andiamo alla slide successiva, la impostazione del patto di famiglia a struttura verticale, sotto certi profili, sembra essere stata recentemente avallata da una pronuncia della Cassazione del dicembre 2020. Cioè, originariamente, diciamo, è stata sostanzialmente elaborata una sorta di teoria unitaria in contrapposizione alla cosiddetta teoria atomistica tradizionale, che riteneva il patto di famiglia costituito da una serie di atti complessivamente separati tra di loro. Okay? E la Cassazione che cosa ha detto? Ha ritenuto il patto di famiglia un negozio che fiscalmente deve essere trattato come in modo unitario, intendendosi la liquidazione a favore dei legittimari non assegnatari, ai soli però fini impositivi, donazione del disponente in favore del legittimario non assegnatario. In poche parole, se prima
l'eventuale trasferimento di beni dal legittimario assegnatario a favore del legittimario non assegnatario, cioè tra i fratelli, per esempio, scontava il 6%, in questo caso dovrebbe scontare l'aliquota agevolata con del 4% con la franchigia di 1 milione. Quindi si è aderito, diciamo, a livello fiscale a un'impostazione molto simile a quella del patto di famiglia a struttura verticale. La domanda a questo punto è la seguente: è possibile porre in essere, alla luce di questa nuova dottrina, patti di famiglia a struttura, diciamo, verticale, alla luce di queste aperture, soprattutto di natura fiscale della Cassazione? E la risposta, come vediamo nelle prossime slide, ahimè, è ancora, direi, negativa. Perché? Perché in realtà, a livello squisitamente civilistico, non fiscale, ad oggi, diciamo, questa interpretazione molto liberale, se da un punto di vista pratico mi può trovare favorevole, da un punto poi di vista effettivo di un eventuale contenzioso, si presta alla possibile impugnazione dello stesso patto di famiglia, perché andrebbe inevitabilmente a cozzare con il divieto dei cosiddetti patti successori, perché è evidente che se io pongo in essere un patto di famiglia, lo stesso disponente, oltre che trasferire i beni, egli stesso liquida gli altri legittimari, questo, l'operazione nel suo complesso è, come dice la dottrina più volte, più autorevole e più consolidata, costituirebbe una vera e propria violazione del divieto di patti successori, soprattutto dispositivi. Per questo motivo, diciamo, ad oggi non è ancora possibile istituire questa tipologia di patti e sarebbe comunque necessario, se ne parla da tanti anni, di una nuova e vera e propria rivisitazione del divieto di cui è l'articolo 458, che alla luce, insomma, del cambiamento strutturale della famiglia, famiglia che non era più la famiglia del codice del 42, deve essere compiuto questa revisione, perché il passaggio generazionale delle famiglie e dei patrimoni è troppo importante e non può essere limitato da un divieto come quello del divieto dei patti successori, ormai anacronistico. Questa è sostanzialmente la conclusione di una fattispecie che deve essere valutata. Quindi al giorno d'oggi, se non c'è capacità contributiva in capo al legittimario assegnatario, è molto più semplice riorganizzare il passaggio generazionale, per esempio attraverso l'istituto del trust, che è un atto unilaterale, quindi non è necessario il consenso, cioè l'unanimità di tutti i legittimari, grande altra limitazione importante del patto di famiglia, e in più evita il problema della capacità contributiva in capo al legittimario assegnatario. Quindi ancora una volta il trust consente di ottenere obiettivi che non sono facilmente ottenibili tradizionali previsti dal nostro codice civile. Bene. Grazie, che è anche la ragione poi per cui i patti di famiglia sono diffusi nelle cose semplici. Comunque è un tema assolutamente aperto. Giovanni Mercanti, la parola a te. Prego. Grazie, buonasera a tutti. Io cerco di organizzare il mio intervento parlando non degli strumenti di pianificazione. Come già diceva Luigi, in realtà l'aspetto fiscale non può essere il driver. Gli strumenti di pianificazione devono rispondere a uno scopo, che è quello di consentire il passaggio generazionale, quindi l'obiettivo principale dell'operazione, e il nostro compito è quello di governarlo. Per governare l'aspetto fiscale, l'essenza è partire dalle norme di riferimento che si aprono in casistica generale. E non voglio ovviamente dilungarmi in una descrizione particolareggiata della norma, delle norme che disciplinano la successione e donazione, che tra l'altro tutti di voi conoscono, ma solo ripercorrere un po' il percorso argomentativo, anche con lo scopo di evidenziare alcune pronunce recenti di prassi giurisprudenza che l'operatore, chi si occupa del piano fiscale, ma insomma nel nostro caso
chi struttura la pianificazione tenga presente. In alcuni casi sono conferme di precedenti posizioni, in altri sono novità che aiutano a evitare che la fiscalità possa subire un impatto negativo inaspettato. Scusa Paola, se può andare alla prima slide. Le norme generali, innanzitutto sulla pianificazione, sono quelle che ci interessano. In questo caso parliamo di imprese familiari, quindi successione nell'ambito delle società. Le norme che ci interessano particolarmente sono le norme che riguardano la designazione della base imponibile, in particolare quelle che riguardano le azioni, i titoli e le quote di società non quotate in borsa, in cui sapete che la valorizzazione fine dell'applicazione della base dell'imposta di cessione di un'azione è il valore del patrimonio netto contabile, senza l'avviamento, un'agevolazione non di poco conto, un'agevolazione sistematica, e il patrimonio netto contabile che risulta dall'ultimo bilancio pubblicato dall'inventario, eventualmente aggiornato per tenere conto dei cambiamenti dovuti dalla data di riferimento del bilancio e quella di decesso, e mancanza di bilancio o inventario, ed è una tematica che riguarda in particolare la società di persone, quelle semplici, il valore complessivo dei beni e diritti che appartengono all'ente. Quindi sì, ai fini fiscali è come se la successione, solo ai fini fiscali, è solo un ragionamento fittizio, se la successione riguardasse non i beni di primo livello, ma i beni di secondo livello. È interessante nell'ambito dell'imposizione conoscere la norma che preside al trasferimento dei crediti, perché sulle partecipazioni sulle società di successione potrebbero esserci dei crediti per finanziamenti soci, quindi qualche ragionamento può essere fatto sull'opportunità o meno di rinunciarvi, e a seconda dei casi di quale sia la norma che si vuole invocare ai fini successori fiscali. E poi è sempre molto interessante la nota possibilità di abbattere il valore fiscale trasferendo dei diritti parziali, come ad esempio la proprietà, lasciando l'usufrutto sul futuro decuius, alla cui scomparsa corrisponderà un'espansione del diritto di nuda proprietà, quindi senza ulteriore trasferimento si abbatte la base punibile e si può pianificare come una donazione un primo passaggio, utilizzando magari la franchigia. E qui è la prima novità di giurisprudenziale recente, che la sentenza della Cassazione del 727 del 2021, che si inserisce peraltro in uniformità rispetto ad alcuni altri precedenti, la quale ci ha spiegato che il coacervo tra donatum e relictum non si applica, e quindi sostanzialmente si può utilizzare un passaggio anticipato rispetto alla successione per beneficiare, ad esempio, di una doppia franchigia, una prima franchigia in donazione e una seconda franchigia all'interno della successione. Ovviamente, insomma, il nostro obiettivo è, se possibile, legittimo, non pagare proprio le imposte. E a questo scopo risponde molto bene l'articolo citato da Luigi del precedente livello, che è quello del 4-ter, l'articolo 3,4-ter dell'imposta di cessione di donazioni, che consente che esclude da imposizione il trasferimento per successione o per donazione di partecipazioni di controllo, se sono società di persone, di capitali, o senza limite di importo, se sono altri tipi di società, a condizione che gli eredi si impegnino a proseguire l'attività per oltre 5 anni, e per almeno 5 anni, scusatemi. Questa norma è una norma che consente di eliminare in toto l'opposizione o sostenere i requisiti. Ed è una norma che si può utilizzare, ed è anche per questo che non entro negli strumenti, nell'analisi dei singoli strumenti, perché che può essere utilizzata in combinazione con diversi strumenti che possono essere messi in campo. Quindi può rilevare le patrie di famiglia, ma può rilevare anche nei trust, e può essere utilizzata per le società di persone e di capitali e anche delle società semplici. Scusa Paolo, se puoi andare alla terza slide. E
dicevo, può essere utilizzata in qualsiasi circostanza. Non ha, appone due grandi categorie di requisiti. Uno è il vincolo, sono i vincoli oggettivi, cioè quanta è la percentuale, se c'è, se quanta è la percentuale di partecipazione che deve essere trasferita affinché si possa beneficiare dell'esenzione, dico esenzione in modo improprio, ma è il termine che utilizza anche l'agenzia, e come deve essere configurato l'impegno a proseguire l'attività per un quinquennio oppure a mantenere il controllo nel caso in cui il vincolo oggettivo si esplichi nel mantenimento del controllo per almeno un quinquennio. Qui l'aspetto interessante è su cui abbiamo avuto una giurisprudenza recente, la prima e l'unica finora. Dico recente il 2019, ma penso che con il 2020 di Covid insomma, non si passi che siamo ancora in un ambito temporale ragionevole. Beh, ecco, la sentenza della Cassazione con ordinanza del 2417 del 2019 ha spiegato che la condizione che l'impegno, la dichiarazione, l'espressione nell'atto che trasferisce la partecipazione dell'impegno a mantenere il controllo per almeno un quinquennio o di proseguire l'attività per almeno un quinquennio, beh, deve essere formalizzato per iscritto, perché così richiede il dato testuale normativo e perché così impone anche la norma. E sembra una banalità, ovviamente si poteva raggiungere in realtà prima che la Cassazione si esprimesse anche un'opinione contraria, chiaramente nell'ipotesi in cui affrettatamente la norma non è stata letta con attenzione e quindi non rispettata, sono circostanze queste che possono accadere. Diceva Luigi, non facciamo fare il trust alla signora Maria, perché anche quando si dirige un atto di trust per trasferire la partecipazione, come e dove deve essere messa questa dichiarazione di impegno è un aspetto rilevante e non così scontato. Ma la casistica può riguardare, può presentarsi anche ad esempio quando si trasferiscono a società, per successione di donazione ovviamente a società che sono residenti all'estero, perché in quel caso normalmente il notaio, che l'atto che trasferisce, anzi normalmente sicuramente l'atto che trasferisce la partecipazione deve essere dato secondo il diritto estero, sarà dato da uno specialista estero che non conosce la nostra normativa, ed ecco qui che si può realizzare il caso che trovate descritto nella slide, in cui la dichiarazione non è stata data. E in questa circostanza il cliente si è presentato da me dopo aver fatto tutti gli atti, chiedendomi si avrebbe dovuto registrare, erano passati anni per la verità, l'atto in Italia, avrebbe dovuto pagare le imposte, e sollevando temi di territorialità su cui è inutile entrare in questa circostanza. Sono sicuramente affascinante, la cosa che l'ho spezzato è quando gli ho detto, vai, guarda che se la GmbH è una società di persone, come poi si è rivelato essere, allora il vero peccato è che avresti potuto sicuramente escludere l'imposizione, con avendo la semplice accortezza di inserire nell'atto l'impegno del quinquennio. E questa necessità di ragionare con attenzione su questo presupposto, scusa Paolo, secondo me la seconda slide, pone il termine che poi più volte è stato qui sollevato, quello di programmare per tempo, perché altrimenti ci si può trovare in situazioni in cui i presupposti per applicare 4-ter non ci sono, magari bastava poco per concretizzarli e però non ci si è pensato, e quando l'evento successivo è accaduto ormai è troppo tardi. Uno dei tipici, in questo caso, quello che manca in questo dedalo di partecipazioni tutte piccole, ma insomma è eventualmente il controllo, ma spesso la cosa che si può verificare è l'assenza del diritto di voto. Cioè la circostanza che sia stato compiuto un atto di contenuto donativo che ha trasferito l'usufrutto, la proprietà, e siccome il presupposto per l'applicazione della norma nel caso di società di capitale che ci sia il controllo, beh, ecco che uno dei proprietari, non avendo il diritto di voto, normalmente non possono cifre della norma. Magari la struttura è stata fatta in altri momenti o per altre esigenze, o prima che ci fosse addirittura il 4-ter, senza considerarlo, ed ecco che ci si trova immediatamente con un atto più oneroso di quello che avrebbe dovuto essere nel caso di trasferimento e possessione. Qui l'aspetto interessante è che in realtà non è necessario che il proprietario sia privo del diritto di voto. Tipicamente l'usufruttuario è quello di usufrutto, ma
è possibile un accordo diverso che attribuisca al mutuo proprietario un credito di voto. In queste circostanze l'Agenzia delle Entrate, come nella risposta all'interpello 38 del 2020, ci ha chiarito, era già ovvio, insomma, confermato di condividere che in quel caso anche il mutuo proprietario con il diritto di voto può usufruire dell'agevolazione, dell'esenzione. È interessante perché nel 2019 c'era espresso in un'altra risposta all'interpello, la 231, e aveva fatto dei riferimenti al godimento anche ad esempio degli utili che non sembravano conferenti rispetto alla norma del 43 di cui stiamo commentando, però insomma insinuavano qualche dubbio che si potesse fare. E adesso la domanda è anche, insomma, se ho già fatto la struttura, posso fare un accordo per spostare i diritti di voto da una parte all'altra per poter usufruire del 4 ter? Scusa Paola, secondo me la slide successiva. E la slide successiva sempre si inserisce in un'ipotesi di pianificazione, dove potrebbe essere il caso in cui abbiamo due fratelli che controllano una società, uno però al 51% e l'altro al 49%, magari per scelte compiute anni fa dal capostipite per evitare di ingessare la società in una situazione 50-50. E in termini successori, fino in applicazione del 4 ter, fino anche poco tempo fa, tra l'altro, il socio, il fratello con il 51%, non solo aveva il 51% della partecipazione, quindi il controllo, ma aveva anche la possibilità di pianificare la sua successione in maniera molto più efficace perché poteva usare il 4 ter per trasferire la sua partecipazione di controllo ai propri eredi. E l'altro fratello, nulla, quindi sventurato in un senso o nell'altro. Qualche anno fa hanno stato modificata la norma che disciplina il conferimento di partecipazioni, è stata estesa la possibilità di effettuare il conferimento e realizzo controllato anche nell'ipotesi di partecipazione di collegamento ma non di controllo, e quindi oggi il nostro fratello minore, di solito è anche quello fatto successivamente, ha una possibilità di, pianificandola per tempo, di mettere in un veicolo le sue partecipazioni e quindi poi di fare oggetto del trasferimento successorio la NewCo, con una pianificazione che, e qui è il quarto riferimento che volevo fare, quello contenuto nella risposta dell'interpello 450 del 2019, in cui si è esaminata una casistica non simile, nel senso che era più articolata, ma comunque prevedeva l'utilizzo del conferimento per utilizzo controllato, e la domanda specifica se fosse rinvenibile un intento elusivo, a parte il fatto che l'intento è un intento, quindi insomma chi fa la domanda dovrebbe saperlo. Se... Però insomma la risposta è stata no, perché stai utilizzando tutte le norme che di base, anzi tra l'altro quello del conferimento realizzo controllato è una norma di sistema, che semplicemente pone sullo stesso piano il realizzo ex articolo 9 rispetto al realizzo controllato, permette poi, evita comunque questo salto d'imposta, per cui ci ha detto potete pianificare, potete, fermo restando che il driver, questo lo dico io, non può essere quello fiscale, potete, e anzi da fiscalista dico dovete, se non altro per salvaguardare la mia professione, muovervi per tempo e immaginare come si può governare, perché in un caso del genere non si salta l'imposta, semplicemente si applica l'imposta corretta, cioè zero. Vado subito in chiusura e chiedo a Paola di andare sull'ultima slide, dove c'è l'ultima precedente, quello più importante, in materia del 4 ter, che è questa sentenza della Corte Costituzionale, la 120 del 2020. Che ha riguardato il 4 ter, sì, ma su una tematica di per sé che non ci interessa perché riguardava la formulazione del 4 ter precedente alle modifiche normative, quella in cui era escluso dal beneficio il trasferimento del coniuge. Poi la norma avrebbe passato. L'aspetto interessante di questa sentenza è che per arrivare alla conclusione, alla propria conclusione, quella secondo cui la precedente versione è comunque non è costituzionale, la Corte di Costituzionale fa un excursus, ricorda che la norma di cui stiamo parlando nasce da un impulso europeo, da una raccomandazione della Commissione europea a inserire delle norme che consentono di agevolare la successione e il trasferimento da padre in figli, da genitore, scusate, a figli delle imprese familiari, senza gravare da un carico fiscale che
ne lederebbero non solo la possibilità per non solo gli interessi patrimoniali degli eredi, ma anche sarebbero esattamente suscettibili di incidere sulla continuità della vita aziendale. Pensate solo all'ipotesi in cui per trovare le provviste per pagare le imposte elevate, nel caso che immaginiamo, la società poi distribuisca utili sin debiti per distribuire dividendi, perde il proprio equilibrio finanziario, vada in crisi e debba licenziare, ristrutturare e anche licenziare i dipendenti. Cito i dipendenti perché è uno degli aspetti evidenziati sia nel percorso della Commissione sia nella ricostruzione della Cassazione. E ci sono due punti che colpiscono, a mio avviso, in questa lunga sentenza. Uno è quello in cui dice, è chiaro qual è la razza della norma, però insomma non c'è nulla all'interno di questa norma che ci spinga a dire, guarda, considera le dimensioni, le congiunture economiche sfavorevoli, la situazione economica dei soci, la loro capacità di pagare o meno le imposte, descrive una fattispecie in cui nessuno di questi elementi assurge di importanza. Il che ci porta a dire che, insomma, alla fine è una società, non dobbiamo guardare cos'è, è una holding, non importa, è una società semplice che fa attività, che magari ha un portafoglio titolo, potremmo addirittura forse spingerci a considerare applicabile anche a quella, purché sia una forma societaria. Tra l'altro, come forse sapete, questa è una norma che ha sempre diviso fiscalisti e notai, è l'unico caso in cui i notai sono più ottimisti sulla supplicazione dei fiscalisti perché non rispondono all'imposta di successione e donazione. Il contro è invece che la Corte Costituzionale dice, nota, insomma, certo, in concreto è eccessivo che i trasferimenti di grandi aziende, i rami di essi o di quote di società, i rami di essi, insomma, fanno successore, non so come possono muoversi, comunque possono valere centinaia di milioni, addirittura 10 miliardi, vengono interamente esentate dall'imposta, anche quando i beneficiari sembrano in grado di assorbire l'onere fiscale. Si parla tanto da anni del rischio di rimodulazione delle aliquote, evidentemente, o della modifica. Anche su questo la Corte Costituzionale parla, perché dice sì, evidentemente l'agevolazione è disegnata per delle norme che non sono così favorevoli come invece risultano quelle attuali, quindi immaginando uno schema impositivo molto più oneroso, e quindi è un'ulteriore pietra verso quella tendenza che penso che prima o poi si rivelerà, anche senza avere capacità previsionale, quella cioè di modificare l'attuale struttura e l'attuale livello di onerosità per i trasferimenti. Anche da qui quindi un invito, insomma, a non lasciare passare troppo tempo e a cercare di sfruttare l'attuale panorama. Grazie. Bene, grazie Giovanni. Siamo un attimo in ritardo, ma tu hai fatto una relazione pressoché perfetta e grazie. Tra l'altro, su questa sentenza del 23 giugno 2020 ho avuto modo di partecipare a una riunione, non pubblica, in effetti una discussione con l'agenzia, e la posizione può essere anche vista al contrario, no? Perché, riprendendo anche quello che diceva anche Andrea Moia, è tutto vero quello che abbiamo detto, però bisogna fare anche attenzione che potrebbe qualcuno invocare i principi di cui è la Costituzione, alla Corte Costituzionale, anche sul lato fiscale, riprendendo tutta una serie di temi non proprio banali, no? Cioè, quindi ci sono sicuramente elementi di attenzione. Ecco, sono arrivate un po' di domande e mi limiterei, cerco di raggrupparne un paio, perché sennò mi limiterei nel tempo, intendo. Poi di solito siamo sempre molto puntuali, come chi non è la prima volta che partecipa sa. Allora, è arrivata una domanda nell'ipotesi in cui ci sia una holding di gruppo che è una società semplice. Se uno dei soci viene a mancare, che cosa finisce in successione? Direi, Paola, che potresti parlarne tu, anche perché prima hai fatto un discorso molto importante, molto teorico, ma volevo anche declinare a tutti che noi siamo ben fortunati di avere un team di colleghi vario sia sul lato fiscale sia sul lato legale, e questa cosa, diciamo, di Belluzzo Mercanti anche consente molto più qualità nelle nostre discussioni interne. Però Paola, credo che sia una cosa importante. Cosa accade della società semplice in successione? Allora, sul tema del quale sia, se ho ben inteso la domanda, la base imponibile da considerare ai fini del calcolo dell'imposta di donazione e successione nell'ipotesi in cui cada appunto in successione una quota di una società semplice,
C'è stata una recente posizione dell'Agenzia delle Entrate, una risposta di interpello che se non sbaglio è di inizio anno, in cui l'Agenzia delle Entrate di fatto ha ribadito... Sì, la numero 5 2001. In cui l'Agenzia delle Entrate ha ribadito il fatto che ai fini della determinazione della base imponibile è necessario andare ad indagare se la società abbia fatto o meno il bilancio barra inventario o inventario. Per cui nell'ipotesi in cui esista un bilancio o inventario della società dobbiamo andare a vedere la quota parte del patrimonio netto indicato. Se invece non esiste, dobbiamo andare a valorizzare i beni che entrano negli asset di proprietà della società al netto di eventuali passività. Sì, infatti questo è un tema di trasparenza, no? Anche in ottica successoria, ed è abbastanza da discutere anche in sede di Agenzia delle Entrate, perché diciamo che questa posizione si presta a un doppio profilo, no? Non è obbligatoriamente detto che una società semplice con uno statuto che le dice di fare l'inventario in realtà sia obbligata poi. Quindi ci sono dei temi, però la domanda era importante. Poi c'è una seconda domanda che invece credo sia più di pertinenza tua, Cristina, che è arrivata sulle clausole limitative della trasferibilità della quota di SRL. Possono essere in che modo un assist per la protezione del patrimonio in caso di aggressione da parte di terzi, quindi qui siamo arrivati al contrario, no? Non al problema del figlio che deve liquidare la moglie, le cui deve liquidare la moglie, ma se addirittura questo incastro potrebbe essere protettivo. Cosa ne pensi in una battuta? Sì, direi che se è inserita nel contratto sociale come tale o punibile ai terzi è sicuramente una possibilità da valutare. Certo è che questa tipologia di clausola potrebbe essere, ove soprattutto non inserita successivamente, in odore di revocatoria fallimentare, qualora sia diretta a sottrarre alla garanzia patrimoniale dei creditori proprio questo tipo di cespite. Certo è che se invece in un patto parasociale questo non sarebbe assolutamente opponibile ai terzi, perché come sappiamo il patto parasociale è obbligatorio sulle tre parti stipulanti, non è opponibile alla società e ai terzi. Bene, grazie. Andrea, in una battuta, perché il tema che ti sto per porre è molto ampio ed è il seguente, ma prima hai fatto cenno del patto di famiglia verticale con una serie di temi dottrinali piuttosto importanti, però hai fatto anche cenno dell'ipotesi del trust patto di famiglia. Quindi nelle situazioni complesse può essere una cosa suggeribile, cioè ragionare di mischiare lo strumento trust con lo strumento patto di famiglia? Ma diciamo che io lo vedo il trust come l'alternativa a tutti quei passaggi generazionali in cui manca sostanzialmente l'unanimità dei consensi da parte di tutti i legittimati, perché noi sappiamo che uno dei requisiti previsti dalla legge è che tutti i legittimari siano d'accordo nel porre in essere il patto di famiglia, e capite che nell'ambito delle famiglie già questo, l'unanimità è difficilissima. Quindi c'è un problema pratico molto importante. A questo poi si aggiunge l'ostacolo della capacità contributiva se noi aderiamo alla teoria tradizionale, no? Da parte del legittimario assegnatario. Quindi, alla luce di questo, il trust può diventare uno strumento, diciamo, risolutivo per gran parte dei passaggi generazionali, soprattutto di più grande importanza. Ecco. Poi, ovviamente... Sì, il tema è molto complicato, adesso volevo solo una prima battuta perché ho un'ultima domanda proprio per stare nei due minuti che abbiamo rubato all'inizio. Giovanni, tra me e te è una domanda che possiamo discutere tranquillamente. Qui c'è un tema di 177,2 bis del TUIR e cioè i tre cugini, immagino, terza, quarta generazione, che si trovano un terzo ciascuno soci della holding, se potrebbero o non potrebbero utilizzare 177,2, e la domanda è purtroppo sul demoltiplicatore, no? Che chiaramente va chiarito che lì abbiamo un ostacolo dall'attuale interpretazione. Però prego Giovanni, se vuoi chiudere tu questa cosa. Abbiamo due ostacoli, uno legato alla
la circostanza che la partecipazione, che la holding creata con il 2bis deve essere tenuta da un solo soggetto, e la seconda, scusa perché poi non è quella sui microcontrollatori in senso puro, cioè legata alla circostanza che l'oggetto conferito nella holding attraverso il 2bis sia a sua volta detenga a sua volta altre partecipazioni, rispetto alle quali bisogna verificare il controllo se la prima, quella conferita nella holding, è a sua volta una società che detiene partecipazioni, una società di natura federale che detiene partecipazione. E l'agenzia ha fornito sempre risposta negativa, cioè tende a dare un'interpretazione che si dice ristretta, testuale, poi ovviamente potremmo discuterne, secondo me dovremmo anche discutere se questo sia corretto, escludendo sia rispetto alla multipolarità dei soci, sia rispetto alla pluralità di partecipazioni, la possibilità di usufruire del 2bis. Quindi attenzione, grande attenzione se c'è una holding, perché secondo l'agenzia questo buca tutto, e attenzione che se avete più soci non potete più farlo, perché ci vuole un socio unico. Sì, grazie, molto interessante. Purtroppo sono 18:32, quindi noi cerchiamo di essere puntuali. È arrivato un nuovo messaggio, ma grazie a tutti, devo lasciare per un altro appuntamento, quindi perfetto. Come sapete, noi siamo raggiungibili a Milano, a Verona, a Londra, a Lugano, a Singapore, un po' più lontano Singapore, ma raggiungibili anche là, e abbiamo creato questa struttura professionale in grado di occuparsi di wealth, di law, di tax e di finance, e visto il panel di partecipanti, siete tutti o professionisti con cui lavoriamo già o banker con cui lavoriamo già. Il nostro intento è quello di creare una sorta di community che andrà via via crescendo, e magari potremo anche fare altre cose. Sicuramente vi anticipo che dopo Pasqua andremo a trattare con molta attenzione il tema delle riorganizzazioni societarie, non solo il 177,2 bis, che però sta diventando particolarmente interessante anche in ottica successoria, ma non solo. Sappiate che, come credo che sappiate, ci sono stati 9 interpelli solo nel 2020 su questa cosa, a dimostrazione di una certa effervescenza, dove a mio modesto parere tuttavia il tema del demoltiplicatore è mortale e bisognerebbe insistere per avere una modifica di tipo legislativo. Il tema del demoltiplicatore intendo che se oggetto di passaggio di 172,2 bis di un terzo della società che viene controllata interamente da uno dei cugini, se lì dentro ci sono portfolio investment che sappiamo tutti non dovrebbero esserci, ma in realtà ci sono perché alcuni investitori cercano di fare investimenti qualificati anche in borsa, attenzione che lì dentro poi alla fine l'effetto demoltiplicatore mi demolisce le condizioni che ben ha ricordato il mio collega Giovanni. Ecco, vi ringrazio e auguro a tutti una buona serata, e credo che sia stata una riunione soddisfacente. Ci sentiamo prossimamente e ringrazio sia Paola che Giovanni che Cristina che Andrea e chi dietro ha fatto la regia delle slide. Grazie e buona serata. Grazie, arrivederci.